A Striscia la Notizia è sbarcato il primo velino maschio, perlomeno il primo in pianta stabile. È un cambiamento grosso rispetto a quello che è stato per anni un simbolo della oggettificazione del corpo femminile. Vediamo com'è andata. Parliamo anche della raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza che ha superato di slancio il quorum, della petizione contro il DDL sicurezza, dei nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano sul Libano e infine di come invece potremmo collaborare in maniera sensata e pacifica fra esseri umani. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 25 settembre 2024 e questa io non mi rassegno nella segna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Dal lunedì c'è un velino a Striscia la Notizia. 2 giorni fa, infatti, è iniziata la 37ª edizione di Striscia la Notizia, che è il, beh, immagino conoscerete, comunque il telegiornale satirico di Canale 5. E per la prima volta nel ruolo delle veline, cioè le due iconiche ballerine che durante la trasmissione intervallavano la conduzione dei due conduttori con degli stacchetti, ci sono un maschio e una femmina. In passato, leggo sul post, era già successo che ci fosse un velino maschio, ma in maniera più sporadica e meno strutturale. Mentre adesso, per tutta l'edizione 2024-2025, il velino sarà Gianluca Briganti, che ha 37 anni e ha fatto per anni il ballerino nei musical, mentre al suo fianco ci sarà la velina Beatrice Coari, di 21 anni, anche lei ballerina. Nelle intenzioni di Antonio Ricci, creatore di Striscia, patron di Striscia, questo cambiamento vuole dare al programma probabilmente un aspetto più moderno e forse svincolarlo un po' anche da quell'estetica dei programmi televisivi degli anni 80, che poi si sono prolungati per tanto tempo e che hanno cominciato a inserire accanto a conduttori tendenzialmente maschi, ballerine poco vestite con l'idea di aumentare lo share. Ora parliamo di questo fatto perché non è un fatto da poco, c'era molta attesa e anche un certo scetticismo legato a questa novità. Ad esempio, dalle prime foto che erano circolate in rete, sembrava che la velina avrebbe continuato a esibirsi con un abbigliamento piuttosto succinto, tipico appunto delle veline nell'immaginario collettivo, mentre il velino con pantaloni e camicia, quindi con un abbigliamento molto più sobrio, e che quindi ci fosse comunque una certa discrepanza di genere che poi, unite all'età diverse di queste due persone, forse avrebbe fatto percepire in maniera piuttosto diversa queste due figure, il velino e la velina. Poi è iniziata l'edizione di Striscia la Notizia, ce la siamo vista, dico al plurale perché sia io che Daniel Tarozzi, il nostro direttore, ci siamo guardati la prima puntata per avere un giudizio il più possibile oggettivo su come fosse, devo dire entrambi con un certo scetticismo, e entrambi alla fine confrontandoci abbiamo pensato, vabbè, dai, alla fine non è andata così male. Perché il ballerino e la ballerina erano entrambi mediamente svestiti, ma non in maniera particolarmente volgare, soprattutto se pensiamo alle edizioni passate. E soprattutto, come mi ha fatto notare Daniel, hanno ballato davvero, cioè hanno fatto delle coreografie complesse, anche interessanti. Non era un balletto, con tutto il rispetto, era un ballo. Ora, non è che adesso Striscia la Notizia sia diventata un esempio di uguaglianza di genere e di innovazione dal punto di vista dell'inclusività, e ci sono alcuni opinionisti che, magari vi lascio qualche articolo se volete vedere anche quel pezzo di opinione, che hanno accusato l'intera operazione di essere un'operazione di woke washing, ovvero una sorta di greenwashing in salsa inclusiva, dicendo che la funzione di velina e velino rimane la stessa e che sostanzialmente si passa dall'oggettivizzazione del corpo delle sole donne a oggettivare anche quello dell'uomo, ma che alla fine non è che sia questa grande operazione innovativa. Però, ecco, forse mi pare un giudizio un po' ingeneroso, perché appunto, premesso che stiamo parlando di un programma molto nazionalpopolare, e che non è che mira ad essere particolarmente all'avanguardia culturale, e premesso anche che ci sono tante cose su cui si vede che non c'è particolare attenzione, incluso il fatto che è bastato l'arrivo dopo 37 anni di un uomo per trasformare improvvisamente le veline in i velini entrambi, ma devo dire che le veline erano un simbolo potentissimo di un modello di appunto oggettivazione del corpo femminile che aveva effetti devastanti sulla psiche di bambine, bambini, adolescenti. E vedere che questa cosa sta cambiando, sta scomparendo, è un segnale davvero molto forte ed è un segnale dei tempi, perché le cose non accadono perché all'improvviso Antonio Ricci è diventato improvvisamente buono, progressista, retto, giusto, accadono perché il contesto cambia e chi vuole continuare a vivere all'interno di quel contesto, come ci dice proprio l'evoluzione naturale, deve adattarsi. E quando il simbolo stesso di qualcosa di
magari di brutto, che non ci piace, tipo appunto un certo rapporto con il racconto del corpo femminile cambia, ecco, questo significa che probabilmente il mondo là fuori è già cambiato. Sono giorni di raccolta firme e petizioni importanti. Ieri, nel primo pomeriggio, la raccolta firme per indire un referendum sulla cittadinanza e quindi ridurre da 10 a 5 gli anni in cui una persona extra Unione Europea deve risiedere regolarmente in Italia per poter fare la domanda di cittadinanza nel nostro paese, ha superato di slancio le 500.000 firme necessarie, cioè 500.000 superato così, con veramente uno slancio impressionante. Ben prima della deadline, della scadenza definitiva, che era quella del 30 settembre. Pensate che nelle ultime 48 ore c'è stato un vero e proprio boom di adesioni sul sito www.referendumcittadinanza.it, che è andato giù diverse volte per i troppi accessi e appunto la soglia è stata superata anche a botte di oltre 60.000 firme in un'ora, quindi veramente tantissime. Ciò vuol dire che, ricordiamocelo, ci sarà un referendum, non si sa ancora quando, probabilmente il 15 agosto, visto le posizioni del governo sul tema, ma comunque ci sarà un referendum per normalizzare quella che era un po' un'anomalia italiana e concedere la cittadinanza ai circa 2,5 milioni di persone che risiedono regolarmente, con tutti i permessi del caso, nel nostro paese da oltre 5 anni, ma che, essendo cittadini extracomunitari, non possono chiedere la cittadinanza. Nel frattempo, sulla nostra chat Telegram per gli abbonati, dico di Italia che cambia, Luca mi segnala che sta andando molto molto bene anche un'altra raccolta firme. Questa volta si tratta di una petizione che serve a fermare il cosiddetto DDL sicurezza, detto anche norma anti-Gandhi, approvato qualche giorno fa alla Camera e ora in attesa di approvazione al Senato. Ci sono diversi motivi per cui le persone vogliono fermare questa norma. E ora ve ne accenno solo qualcuno. Si tratta di una legge che andrebbe a introdurre innanzitutto nuovi reati legati di fatto alle proteste e che sembra un po' disegnata su misura sugli attivisti di ultima generazione, attivisti climatici di ultima generazione, sugli studenti che protestano e anche un po' gli ultimi casi di rivolte nelle carceri. Perché vi dico questo? Perché ad esempio verrebbero introdotte misure penali contro chi protesta contro le grandi opere pubbliche come la TAV Torino-Lione, come il Ponte sullo Stretto, o realizza iniziative di resistenza e protesta passiva, da qui anti-Gandhi, se realizzate nelle carceri o nei centri per il rimpatrio per migranti, e mentre diventa illecito da illecito amministrativo a illecito penale il fatto di bloccare coi propri corpi autostrade o ferrovie, come fanno ad esempio gli attivisti e le attiviste di ultima generazione che chiedono azioni urgenti sul clima facendo resistenza civile non violenta. E poi ancora, le pene saranno più severe per chi invece in questi contesti adotta forme di resistenza attiva, quindi passiva è semplicemente sdraiarsi, incatenarsi e bloccare il traffico con i propri corpi. Attiva è, non so, fare azioni specifiche di boicottaggio e così via. Altra no norma molto contestata, inserita in questo pacchetto di leggi, è quella che vieta alle persone migranti senza documenti di acquistare una scheda SIM per il telefono o quella che abolisce la pena differita per le detenute madri. Ecco, ce ne sono anche altri aspetti, ma questi un po' sono i nodi centrali. E c'è questa petizione che in breve tempo ha superato le 80.000 firme e anche qui sta andando veramente molto 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 veloce nel raccogliere adesioni contro questo decreto e si firma sul sito Action Network ed è promossa dall'associazione Osa Genova. Fra l'altro, cosa curiosa, non si tratta di una semplice petizione che spesso, devo dire, lasciano un po' il tempo che trovano perché spesso non vengono poi ascoltate e, come dire, seguite da nessuno, soprattutto se si tratta di governi, diverso è il caso un po' delle aziende. In questo caso, però, gli organizzatori promettono di fare qualcosa in più, perché una volta firmati ti arriva una mail in cui ti vieni invitato a una chiamata online, all'interno della quale pare si discuterà un piano per fermare il DDL. La chiamata è in programma per stasera, quindi se firmate entro la mattinata di oggi, immagino che potrete partecipare anche a questa chiamata. È abbastanza misteriosa come cosa, io stesso non so di cosa si tratti, però è sicuramente interessante e intrigante. Se volete firmare, trovate anche qui il link sotto fonti e articoli sulla pagina Sera Stampa e Cambia.org. Andiamo un po' veloce sulle altre notizie. La situazione in Medio Oriente continua a precipitare. L'esercito di Israele ha lanciato un secondo attacco contro Beirut in Libano ieri pomeriggio, con l'obiettivo dichiarato di eliminare un comandante di Hezbollah. Attacco che ha causato questo
specifico attacco, 6 morti e 15 feriti, secondo il Ministero della Salute libanese, ma è il secondo giorno consecutivo di intensi bombardamenti israeliani sul sud del Libano e sulla valle del Beka, durante i quali sono morte circa 600 persone, si stimano inclusi 50 bambini. Hezbollah ha risposto con un lancio di circa 100 razzi contro Israele, quasi tutti intercettati e bloccati dal sistema antimissilistico Iron Dome israeliano. Il governo di Israele ha rinnovato l'ordine di evacuazione per i cittadini libanesi, esortandoli ad allontanarsi da luoghi vicini alle postazioni di Hezbollah, ma intanto l'escalation continua e Israele sembra determinata ad attaccare violentemente, forse anche da terra, il paese. Vi leggo solo l'inizio di un articolo di commento sul Guardian a firma di Simon Tyndall che dà un giudizio molto netto, molto duro, ma interessante sulla vicenda. Scrive: Benjamin Netanyahu deve essere fermato. L'orrore che si sta consumando in Libano rappresenta un altro crimine da aggiungere agli altri. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e tutti gli altri che sostengono di preoccuparsi per le vite dei civili, i diritti umani e il diritto internazionale, guarderanno davvero altrove mentre il primo ministro israeliano fuori controllo lo fa di nuovo? Una tale prospettiva è scioccante e incredibile. Di nuovo, in questo contesto, significa che Netanyahu sta trasformando il sud del Libano, forse l'intero paese, in una sorta di seconda Gaza. Più di 41.000 palestinesi a Gaza, per lo più civili, sono morti dal 7 ottobre dopo le atrocità di Hamas. Solo lunedì quasi 500 persone sono state uccise dalle forze israeliane in Libano, inclusi molti bambini. Decine di migliaia di persone hanno abbandonato le loro case. Quante altre vite innocenti dovranno essere stroncate prima che quest'uomo venga rimosso dall'incarico? Ecco, devo dire che è un tema che inizia a essere molto urgente perché Netanyahu, a differenza di Putin, è un alleato dell'Occidente che deve essere fermato perché sta facendo dei crimini tremendi contro l'umanità e in questo caso l'Occidente ha molte più armi per fermarlo rispetto a un Putin che comunque si posiziona dall'altra parte dello scacchiere, diciamo, geopolitico internazionale. Sono domande che credo dobbiamo farci seriamente. Cambiando radicalmente argomento, ma neanche tanto, vi vorrei mostrare come gli esseri umani, se ci si mettono d'impegno, possono anche fare cose carine e convivere pacificamente. E perciò vi segnalo un articolo molto interessante che abbiamo pubblicato su Italia che cambia ieri, che presenta i laboratori di MAG2 sul vivere comunitario. Ora, le MAG sono queste mutue di autogestione, ovvero degli organismi di finanza etica che si occupano di finanziare in maniera partecipata dei progetti che hanno un impatto positivo sui territori. Fanno quello che dovrebbero fare tutte le banche e che spesso non fanno, con qualche eccezione. Oltre a finanziare, però, le MAG offrono anche dei corsi e una formazione su quella che è l'economia di comunità, perché fare le cose assieme e assieme ad altre persone non è sempre semplice, spesso ci mancano proprio gli strumenti di base per poter collaborare efficacemente. E pensare che, fra l'altro, di robe su cui collaborare oggi ce ne sono tante, dalle comunità energetiche rinnovabili, ai gruppi di acquisto solidale, alle CSA, alle Food Coop, sono tante occasioni in cui sarebbe molto utile, molto importante lavorare e collaborare insieme. Tutte iniziative, fra l'altro, accomunate dalla volontà di migliorare il benessere sia personale che della comunità e creare un sistema più equo. Quindi, se avete voglia di fare cose buone insieme ad altri sapiens come voi, questi laboratori di MAG2 sono consigliatissimi. Il primo è dedicato all'economia di comunità e il secondo è intitolato Facilitare la condivisione e parla appunto della facilitazione e di come superare l'individualismo attraverso l'arte del dialogo e la gestione delle dinamiche di gruppo. Trovate tutte le informazioni anche qui nell'articolo che trovate sotto fonti articoli sulla pagina della stampa della cambia.org. Noi per oggi direi che ci possiamo salutare qui, io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non me la segno, sempre a partire dalle 8 sul canale YouTube, sulle principali piattaforme di podcasting, nonché sulla pagina della stampa del cambia.org. Voi mi raccomando, state bene, fate bravi e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.